Nell'aula magna dell'Ordine dei Medici di Isernia si è svolto un incontro sulla gestione della patologia epatica tra opportunità e speranze, numerosi gli esperti che si sono avvicendati al tavolo dei relatori con una tavola rotonda finale incentrata sul rapporto tra territorio ed ospedale per un dialogo su una corretta interazione. Allora, le epatite virali sono un problema di sanità pubblica molto importante soprattutto alla luce della disponibilità negli ultimi anni di nuovi farmaci per il trattamento dell'epatite C, è importante riconoscere tale patologia in modo da poter eradicare l'infezione e quindi raggiungere l'obiettivo dell'OMS dell'eradicazione dell'epatite C del 2030. Le patologie infettive si trasmettono in vario modo e sono patologie che possono cronicizzare, quindi vanno riconosciute, trattate e curate perché oggi abbiamo la disponibilità e la possibilità di migliorare gli outcome e quindi le possibilità di sopravvivenza e la qualità di vita dei nostri pazienti. Tra i relatori anche il dottor Vincenzo Cardarelli, endoscopista, gastroenterologo, il quale nel suo intervento ha focalizzato l'attenzione sull'importanza della prevenzione nelle malattie del fegato. Beh, oggi trattiamo di un argomento di attuale rilevanza, eh, quello della steatosi il fegato grasso, che è una patologia che sta emergendo sempre di più, che parallelamente all'obesità patologica e al diabete colpisce sempre di più nuove persone, giovani eh, e eh, anziani. Beh, ad oggi trattamenti specifici per la steatosi epatica eh, non esistono, sicuramente eh, sono tutti trattamenti off-label, cioè trattamenti terapeutici. Eh, fondamentalmente, l'indicazione principale è quello di eh, osservare uno stile di vita sano, quindi attraverso un'attività fisica costante e un'alimentazione povera di grassi, sicuramente grassi saturi, e eh, ricca di proteine. La dieta mediterranea in questo senso rappresenta l'ideale da seguire per questo tipo di patologie.